Due pareggi consecutivi lontano dalle mura del Biondi, il Lanciano torna a vincere in trasferta e lo fa in maniera convincente sul campo di un Treville affamato di punti salvezza come non mai. A decidere il match sono i gol dei due difensori centrali, Scudieri e Natalini, che arrivano a 12 reti totali messe a segno. Un dato, questo, che mette in risalto la grande forza di squadra della compagine rossonera. Il Lanciano parte subito forte, prima palla gol per Mario Quintigliani che spedisce alto da pochi metri su sponda di Cianci dopo soli 120 secondi. Al quinto Filippo Boccanera sfonda la destra, il suo tentativo però viene deviato in angolo. Al quindicesimo il crosseso di Scipple viene sporcato da Di Campli che sfiora l'autorete. Sugli sviluppi del corner ci prova ancora il faraone rossonero con un sinistro a giro che esce di un soffio. Un minuto più tardi è il turno di Avvantaggiato che con una punizione a giro da 25 metri impegna Sorrentino. Al minuto 24 ci prova Petrone con un destro di controbalzo dalla distanza, palla alta. Alla mezz'ora si incune ancora Boccanera da destra che serve Di Gennaro. Il tentativo del capitano viene respinto dal portiere giallo-verde. Poi ci prova ancora Boccanera ma il pallone termina a lato. Al 37esimo Avvantaggiato imbuca magistralmente per Cianci, che si fa però ipnotizzare da Sorrentino. A 60 secondi dal termine della prima frazione, Cianci crossa sul secondo palo per Tarquini, che stoppa e conclude fuori di poco. La seconda frazione segue lo stesso copione della prima. Passano due minuti e capitano Di Gennaro imbecca Cianci da destra. Il tentativo dell'esterno rossonero è impreciso, ma sul pallone si avventa Tarquini che vede opporsi ancora una volta Sorrentino. Due minuti più tardi Scipple si invola sulla sinistra e serve Di Gennaro al centro dell'area. Il tentativo del 10 rossonero sfila largo sul fondo. Al 58esimo Quintigliani serve Natalini sugli sviluppi di un angolo corto. Palla alta. Al minuto 62 il doppio miracolo di Sorrentino, prima su Quintigliani, poi su Scipple, nega la gioia del gol ai rossoneri. Al 65esimo si registra la prima parata di Di Vincenzo, che respinge agevolmente la punizione calciata da Di Pendino. Dopo il break, il Lanciano torna all'attacco e trova finalmente il vantaggio. È il minuto 68 quando Scudieri risolve rabbiosamente una mischia scaturita da una punizione battuta dal faraone Omar Scipple, realizzando il quarto centro stagionale. Il vantaggio dona nuova verve ai rossoneri e mister Del Grosso decide di cambiare modulo passando ad un 3-5-2 con l'ingresso di Valle al posto di Omar Scipple per cercare il raddoppio. Raddoppio che viene sfiorato da Tarquini, il suo tentativo però vede ancora una volta la grande opposizione di un Sorrentino in giornata di grazia. Passa un solo giro di lancette tuttavia ed il 2-0 arriva per davvero. Punizione da sinistra di Mario Quintigliani, Natalini svetta più in alto di tutti e trafigge Sorrentino con un colpo di testa imprendibile che si infila sotto l'incrocio. Per il dottore goleador rossonero è l'ottavo centro stagionale, numeri da capogiro per un difensore centrale. Nel finale di gara il Lanciano si limita a gestire il vantaggio, con un ultimo tentativo affidato al sinistro di Mario Quintigliani che, su punizione, conclude alto di un soffio. 20ª vittoria stagionale su 23 partite giocate, per un Lanciano che, in virtù anche dei risultati sugli altri campi, vola a più 7 sulla seconda piazza e a più 9 sulla terza. La prossima sfida vedrà i frentani impegnati nella gara interna contro l'Athletic domenica 8 aprile. Da una parte abbiamo faticato perché non abbiamo trovato il gol. Però devo dire complimenti all'altra squadra perché era ben messa in campo, ha dato tutto quello che aveva, diciamo. E poi con noi comunque lo danno già normalmente, però loro ci hanno messo anche qualcosa in più. Complimenti a loro perché si sono chiusi bene, hanno chiuso tutti gli spazi e noi però abbiamo fatto degli errori sotto porta che alla fine è andata bene perché comunque abbiamo trovato il gol. Però se poi in queste partite le puoi anche finire 0-0 perché dopo ti si innervosisci, perché dopo passa il tempo, perché dopo sbagli un passaggio ed è peggio. E allora siamo stati bravi altrettanto nel secondo tempo a calarci proprio in questa categoria dove i ragazzi poi mi sono piaciuti. Primo tempo però no.